capito, vabbè. Insomma, a me devo dire la verità, questa è una festività democratica, si festeggiano tutti i santi, no, è una cosa bellissima. Non è democratica. È inclusiva, non è inclusiva. Tutti possono festeggiare. Mi dispiace, ma non è così. Perché, Stefano, io se mi permetti, posso fare una dissenteria qua. No, assolutamente. No, assolutamente. Posso dissentire. No, diciamo. Ci sono i bagni. No, voglio dissentire proprio qua. Qua, davanti a tutti. Io non sono d'accordo, io la trovo una pratica scorretta. Ah, lei vuole manifestare il suo dissenso. Avevo capito un'altra cosa. Capito. No, prego. Non l'avevi sentito? No. Io voglio fare il mio dissenso, sì. Perché è una pratica scorretta questo fatto di festeggiare tutti i santi. Ma cosa c'è di scorretto? È scorretto, perché tu fai allora festeggi, pia Sant'Antonio, è importante, facciamo il 13 giugno, Sant'Antonio, fai San Francesco, è importante, 4 ottobre, San Francesco, San Luigi, 21 giugno. Vabbè, sono quelli più... 24 giugno, San Giovanni, poi ti sei accorto che stai arrivando... Alla fine dell'anno, ma non basta più. Ma qua non ce la facciamo. Qua stanno finendo i giorni, non ce la facciamo. E tu, vabbè, appariamoci così, li mettiamo tutti quanti il primo novembre. Ma non è giù. Perché non è giù? Che vuole fare causa? Io faccio causa. Vabbè, faccio causa. Come vuole fare causa? E la causa, prima di me. L'aveva promossa contro tutto questo, l'aveva promossa il mio maestro, perché io sono la giurisprudenza, con un grande avvocato. Suo Pigmalione. Il mio Pigmalione, grandissimo avvocato, l'avvocato Bernardini, De Pari, De Filippis, De Nittis, De Massimo. Grandissimo avvocato. Sì. Sai che mi diceva sempre? Mi diceva, guarda, me lo ricordo come se fosse ieri. Che diceva? Sono passato quasi 30 anni. Che diceva? Sono passato quasi 30 anni. Ah, così dice. Sono passato quasi 30 anni. Questo, sono passato quasi 30 anni. Perché pensava sempre, aveva sempre in testa lo scudetto del Napoli. Ah, diceva, sono passato quasi 30 anni. E poi? Lui non ha potuto vedere il terzo scudetto, poverino. Ma io continuo la sua causa. Sì. Io faccio la causa alla Sacra Rota. Lei per ora? No, io faccio per sempre, mica per ora. Io faccio la causa alla Sacra Rota, che non è una cosa facile fare la causa alla Sacra Rota. Perché? Perché tu vai al Vaticano, tu prima la devi trovare la Sacra Rota. Mica è una la Sacra Rota. Certo, al Vaticano tu devi trovare la rota davanti, la rota di dietro, la rota di scorta. La rota di scorta, certo. Comunque io faccio la causa, perché? Ma perché ha fatto causa? Faccio causa perché, oltre a tutti questi santi che hanno buttato dentro a questo primo novembre, hanno pigliato, hanno fatto una cosa, ci buttiamo l'indo primo novembre a tutti questi santi. No, ci stanno anche dei poveri santi che non sono stati riconosciuti. Ah, no. Ma no! Cioè tu già tieni a tutti questi qua dentro al primo novembre, poi non riconosci altri santi. Ci sono santi importantissimi. Tipo? San Da Vinci ha fatto la Gioconda. San Da Vinci. Ha fatto la Gioconda. Ma ha fatto, è inventato l'elicottero, no, il sottomarino, no. L'uomo vitruviano. Ha fatto l'uomo vitruviano. Chi l'ha inventato? L'uomo vitruviano. Ha ragione. Non fai Santa Vinci. Ha fatto l'elicottero. Non ci credo. Non ha fatto una persona tanto. Vedi? Sta perorando pure lui. Sta perorando, ma lui lui è quasi... E anche il mio avvocato, il mio maestro, faceva la causa. Ma chi? Il maestro mio. Quale? Il maestro Bernardini, De Pari, De Filippi, De Nittis, De Massimo. Pure lui! Ma poi cambia ogni pure tanto, lui. Cambia qualche cognome. Mi vuoi prestare il Pigmalione? A me sembra che ogni tanto cambi qualche cosa. Pure lui sosteneva questa cosa di Sal Da Vinci. Sai che diceva su Sal Da Vinci? Che diceva? Diceva, t'accompagna vica vica, sulla te casina mia. L'avvocato lo diceva. E ti porta per quartiere a te sole. Era sempre così, vabbè. Ma se vedo tutto lì, e sarà perché quella è, e capisce dove è. We'll be right back.